Ovviamente in queste ore saranno in molti ad averle chiesto un ricordo di Franco Zeffirelli, quindi questa è l'ennesima domanda dello stesso tipo che le fanno. In che cosa risiedeva la grandezza di quest'uomo? Perché per lei è stato così importante? Perché non è che è stato come tanti incontri, insomma, che sono impari qualche cosa, prendi e metti nel tuo bagaglio. Questo è stato di un uomo che ha cambiato la mia vita completamente. Nell'84, quando facevo dei lavori a Crotone, poi me l'ha allargato nella provincia, tutta la regione, ma finiva lì, insomma, il mio raggio. Facevo una sfilata, alla fine mi si avvicina un signore, mi fece i complimenti, si trattava di Fulvio Lucisano, il più grande produttore a livello mondiale. E mi disse che era rammaricato perché aveva visto dei gioielli molto belli che avrei potuto fare qualche cosa per il film che era in cantiere, che stava girando con il grande regista Franco Zeffirelli. Io non sapevo niente dell'hotel, non capivo niente di lirica. C'era l'unico negozio di dischi. L'ho ascoltato sino proprio all'inverosimile, giorno e notte, e mi sono calato proprio nella parte. A che mi sono messo, sarà maledetta, adesso, maledetta, salendo Reggio Calabria. Sono arrivato in ritardo, lui incazzato letteralmente, se ne stava andando, questo è il mio Calabria, l'arabo, cos'è? Arrivo mentre lui stava uscendo, mi ha detto no, non ho voluto sentire niente né vedermi, se ne stava andando. Però Maurizio Millenotti, il costumista, che ha vinto un Oscar e più altre nomination ha avuto, l'ha voluto vedere se è impietosito, insomma. Ha detto, oh ma che bel Franco, Franco vieni. Allora mentre veniva, ha guardato, io ero con la testa chinata. E lui ha detto, ma questo è un matto. Allora, quel matto lì, non ho capito se era finita la mia vita artistica o era un complimento. Va bene, mandate i gioielli indietro, che avevano già noleggiato i gioielli loro, perché una volta noleggiavano i gioielli, prendete il lavoro di questo matto. Allora mi sono sentito rinato, insomma, pieno di energia, e da lì è stato un momento meraviglioso. La vita a volte è una porta girevole, no? Lei è stato a un filo, lui si era arrabbiato perché lei era arrivata in ritardo, poteva finire tutto, invece tutto cominciò in quel momento. Che tipo di uomo era? Un uomo magnifico, meraviglioso, perché glielo ho scritto anche al figlio, a Pippo, Pisciotto Zeffirelli, insomma, il suo nome, sono a disposizione più di prima, perché c'è la fondazione, appunto, Zeffirelli, e che i miei gioielli, può contare sui miei gioielli anziché tenerli per me, portarli in giro per il mondo, fare una bella mostra a Crotone prima, e poi li metteremo lì nel museo, dove lui mi ha fatto un grosso regalo 5-6 anni fa, quando abbiamo fatto lui ha fatto una mostra importantissima nel più grande museo del mondo, insomma, a Villa d'Este a Tivoli, dove ha fatto bozzette e scenografie di Franco Zeffirelli con i gioielli di Gerardo Sacco. Ci ha fatto una stanza tutta con i miei gioielli, essere in un catalogo col maestro, non ha prezzo per me, insomma, è davvero è una tesi di laurea, insomma, superata con 110 e lode.